L'Associazione Culturale Ipazia, formata da studenti ed ex studenti dell'Università di Bologna e del Polo Ravennate, ha organizzato una rassegna di eventi che si terranno dall'11 al 26 giugno per celebrare la storica sentenza emessa dall'Arcivescovo Rinaldo da Concorrezzo durante il processo ai Templari, che abolì la pratica della tortura in gran parte dell'Italia nel 1311. Rinaldo assolse questi cavalieri templari perché le loro confessioni non furono sottoposte a tortura e in questo modo gli imputati furono liberi di difendersi e di dimostrare la loro innocenza. Questa fu una sentenza rivoluzionaria e viene riconosciuta dagli storici oggi come l'inizio dei diritti umani. Lo stesso Cesare Beccaria, nei suoi libri dei delitti e delle pene, ha usato come fonte di ispirazione questa sentenza di Rinaldo da Concorrezzo. Quali sono le varie iniziative che avete organizzato per commemorare appunto questo evento? Le iniziative partono sabato 11 giugno con l'inaugurazione della mostra El Pareo dal dolor trafitto alla Classense, una mostra di libri antichi, di libri a stampa e manoscritti realizzati fra il XIV e il XVI secolo. E la mostra si concluderà il 25 giugno. Successivamente il 17 giugno ci sarà la proiezione alla Rocca Brancaleone di Taxi to the Dark Side, un film premio Oscar nel 2008, che parla dei soprusi subiti dai terroristi arabi nelle carceri americane. Il 18 giugno ci sarà il giorno in cui venne emessa la sentenza, il giorno storico. Ci sarà un convegno storico-istituzionale in cui si approfondirà la figura di Rinaldo e si parlerà della tortura nel suo evolversi storico, dal Medioevo fino ad oggi. Parteciperanno Paola Novara, Mauro Balboni e Mauro Palma. Poi il 21 giugno è prevista una visita guidata presso il Museo Arcivescovile e la cattedrale di Ravenna, in cui si visiteranno i reperti appartenuti a Rinaldo, poiché il museo conserva ancora alcuni oggetti del corredo originario dell'arcivescovo. Successivamente, lo stesso giorno, sempre il 21 giugno, ci sarà una performance organizzata da Ortograph e Gola all'interno del giardino Rinaldo da Concorrezzo, il giardino della Biblioteca Oriani intitolato alla memoria dell'arcivescovo che stiamo commemorando. Successivamente il 24 di giugno avremo un'altra mostra nei locali di Longo Souvenir nella piazzetta degli Ariani, una mostra fotografica curata da Osservatorio Fotografico e sempre nella piazzetta, lo stesso giorno però di sera, alle 21.30, andrà in scena Difetto di Fabbrica, che è uno spettacolo teatrale di Gianluca Foglia di Parma, che indaga le dinamiche psicologiche dell'obbedienza all'autorità. Successivamente, il 26 giugno, si concluderà tutta la rassegna con una conferenza a Giardini Pubblici sui nuovi metodi di tortura e parteciperanno 5 associazioni nazionali che si occupano di riconoscere e di difendere i diritti di chi subisce la tortura oggi. Federico Lega per Ravenna Web TV.